Serata di gala, Amore Azzurro, programma radiofonico in onda su Radio Amore. Stasera in questa location davvero fantastica al Palazzo Rosenthal si festeggia con tanti ospiti. Voce profonda, suadente e vellutata, l'avete già riconosciuta? Ciao Lello, Lello della Grottella, ben trovato. Ciao, ciao Mi, tutto bene? A me tutto bene, invece a te, organizzatore di questa bellissima serata. Beh, speriamo che vada tutto bene, ancora non abbiamo cominciato, speriamo che gli ospiti siano soddisfatti. Questa è il secondo anno che noi facciamo questa nostra serata finale del programma Amore Azzurro. L'anno scorso è stata una bella esperienza, quest'anno il successo sembrerebbe essere dalla nostra parte perché siamo al completo. Speriamo che tutto vada per il meglio. Ma questa stagione è stata davvero una stagione bella, come possiamo dire, ma la prossima sicuramente non sarà da meno. Assolutamente, è sempre la migliore, la prossima sarà sicuramente sempre la migliore. Quella dopo ancora migliore, ancora quella migliore. Dopo sempre. Assolutamente, sicuramente. Siamo ottimisti, noi siamo sempre ottimisti. Certo. Ma il Napoli? Sempre nel cuore? Assolutamente, tutto quello che vedi qui stasera è perché siamo profondamente innamorati dei colori azzurri del Napoli. Il programma si chiama Amore Azzurro non per nulla, insomma abbiamo scelto questo tipo di titolo alla nostra trasmissione perché il nostro cuore è metà rosso e metà azzurro. Allora Amore Azzurro, il nostro colore azzurro, e tutta questa sala stasera si dipingerà di azzurro? Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie a te, grazie. L'anno scorso abbiamo pensato appunto di creare questo avvenimento perché è collegato a quello che è la stagione calcistica del Napoli. Il programma si chiama Amore Azzurro molto semplicemente perché il nostro cuore, quelli che facciamo il programma, ma penso e spero almeno nella maggior parte di tutti quanti voi, il cuore è metà azzurro e metà rosso. Non tutti, io lo so che c'è qualcuno che è traditore, però insomma succede. Chi non conosce Peppino Di Capri, ben trovato. Come? Grazie, grazie mille. Insomma, stasera lo stappiamo questo champagne? Non lo so, è questa festa della radio che ogni anno fanno qui, insomma, è diventato oramai un punto fisso, un paletto a cui non ci si può sottrarre. C'è, cioè, il piacere di, come dire, di ricambiare tutta questo supporto promozionale che durante l'anno la radio fa, è molto, molto bella questa cosa, per cui è chiaro che quando mi invitano vengo, quindi. Certo, il nostro colore poi è sempre l'azzurro, il Napoli nel cuore. Ah sì, pure voi? Sì. Sto Napoli ci ha dato belle soddisfazioni, per cui speriamo sempre. La prossima stagione, sempre ad Maiora, ma la prossima stagione sarà bella quanto questa, se non più bella. Deve essere più bella, se è come questa non ci interessa più, ormai bisogna sempre andare avanti, salire. A migliorare. Grazie mille allora e buona serata. Grazie a voi, buonasera. Che c'è io di un altro ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia, mi raccomando. Che piacere, Antonio Romano, ben trovato. Piacere tutto mio, lo sai, quando vedo te è come se vedessi la primavera inoltrata. Ma quasi troppo gentile, troppo. Ma Radio Amore è sempre in pole position e il nostro colore è sempre l'azzurro, Amore Azzurro. E certo, Amore Azzurro è un modo come un altro per stare vicino a questa popolazione, ai tifosi del Napoli, in maniera non, diciamo, viscerale come fanno un po' tutti, in maniera sportiva, attenta, ammettendo anche quando le cose non vanno bene. Diciamo siamo tifosi ma non accesi, che... ecco, siamo tifosi moderati, amiamo il Napoli, ovviamente quando il Napoli vince siamo felici, però certo, quando non dovesse vincere abbiamo anche, diciamo, la capacità di fare autocritiche. Vabbè, certo, questo la prima cosa. Certo. Allora questa è una serata davvero spettacolare qui al Palazzo Rosenthal, una grande soddisfazione?
Sì, una grande soddisfazione, questa è una bella location, sta sul Vesuvio a Tre Case, con il patron Luciano Annunziata abbiamo un ottimo rapporto che ci ha creato così questa partnership da alcuni anni e credo che durerà nel tempo perché c'è una grande amicizia ed è un modo come un altro, ecco, per salutare anche gli ascoltatori che ci seguono, perché tu sai che al di là di quello che è l'evento sportivo poi si crea un evento canoro, certo, spettacolare, con amici che ci fanno l'onore di venirci a trovare. Poi c'è il calore, ecco, che, è un po', che ci accomuna un po' tutti quanti. Assolutamente, diciamo. E poi, diciamo la verità, vi sono tante persone importanti, c'è Fiesta TV, quindi significa che la manifestazione va, insomma. Vabbè, ma Fiesta TV è venuta proprio perché c'è Radio Amore. Ma tra noi c'è un rapporto, ecco, di collaborazione che continua nel tempo e sicuramente andrà avanti, perché siamo tutti legati ad un modo di fare spettacolo, di fare informazione che ci accomuna sicuramente. Grazie mille, allora buona serata. Buona serata a tutti, grazie Mirea, un salutone al papà Ilio. Ciao. Ciao. Stefania De Francesco, ben trovata. Buonasera. Bellissima serata questa, all'insegna della musica, ma soprattutto all'insegna del Napoli. Assolutamente, sempre, viva Napoli. Quale canzone potrebbe essere abbinata a questa serata? Serata, vabbè, ma ce ne sono tante. Vabbè, parlando del Napoli, ci sta la bellissima canzone di Pino Daniele, Napulè. E poi vabbè, qualsiasi sicuramente rappresenta questa serata. Esatto, rappresenta questa serata perché ci sono tantissimi artisti e calciatori appunto partenopei, insomma. Segui il Napoli tu? Io sì, e sono anche tifosa. Anch'io, sono anch'io una tifosa sfegatata. Sì, un terzo posto meritato, potevamo andare un po' più, certo, su. Certo, si prossimo, può fare sempre meglio. Certo, assolutamente. L'anno prossimo abbiamo detto dobbiamo vincere assolutamente lo scudetto. Quindi il nostro colore è? Azzurro. Per forza, grazie mille, buonasera. Grazie anche a te, ciao. E allora ti stavo dicendo, Stefania, attrice, cantante, con tutta l'esperienza che ha, umile quale è, ha voluto sposare un progetto che sta per nascere sulla nostra emittente, su Radio Amore, I Migliori Anni, e sabato comincerà un programma insieme ad un nostro collaboratore che è stato qua fino a 2 secondi fa e poi è scomparso. Cioè, ma insomma, non pare mai possibile. Lo vogliamo chiamare? Sì. Francesco Palmieri, cioè lui è il mio, mi conduce in questa avventura, mi prende la mano tutte le volte e mi insegna questa cosa nuova che è condurre una trasmissione radiofonica. Allora, è un programma che noi abbiamo pensato di dedicare a Napoli, perché ultimamente si vedono tante tante cose brutte. Noi abbiamo pensato di fare una cosa bella per Napoli, quindi sposare la musica e fonderla con il teatro e la poesia. A targa ricordo della consegna Gabriella per essere stata qui presente con noi a questa serata di Amore Azzurro. Di nuovo grazie, fatevi la foto. Bene. Grazie ancora a tutti e buona serata. Bene, tu non te ne andare, mi raccomando. Come stai? Maurizio, al volo, vai. Maurizio Casagrande, ciao, ben trovato. Ciao, buonasera. Questa bellissima serata, il nostro colore è sempre azzurro, amore azzurro. Azzurro bisogna esserlo per varie ragioni, il cielo è azzurro, un Napoli azzurro, insomma c'è l'azzurro qua. Dipingiamoci di azzurro, ormai è noto a tutti, ad ottobre fuori nevica in un film. Questa sarà la quarta intervista che ti faccio? Sì, credo di sì, quarta. Me la sto crescendo. Per la regia di Vincenzo Salemme, io personalmente non vedo l'ora, si è riunito il quartetto. Così pare. Grazie mille, buona serata. Grazie. Un applauso signori a Maurizio Casagrande, grazie di essere stato con noi. C'è tutto, no? L'azzurro, il rosso, il cuore, la squadra, c'è tutto, forza. Grazie di nuovo a Maurizio Casagrande. Il giornalista Giuseppe Giorgio, ciao Peppe, ben trovato. Ben trovato a te Mirea. Allora tu a Radio Amore ormai sei di casa, Radio Amore è sempre sulla cresta dell'onda.
Ma sì, certamente Radio Amore lo fa rima con cuore, è una radio che davvero dà lustro al nostro sud e a tutta la nazione, che io mi sento molto legato a questa emittente radiofonica, perché grazie a Antonio Romano e grazie a Daniele Romano, buon sangue non mente, a tutti i collaboratori, continuo a stare, come hai detto tu, sulla cresta dell'onda e sempre in primo piano per una Napoli, io dico sempre, ancora nobilissima. Ma questa è stata una stagione veramente spettacolare, la prossima sicuramente non sarà da meno. Ma certamente, il tuo è un augurio e una certezza per me, sicuramente è una stagione esaltante questa che abbiamo appena vissuto, sicuramente lo sarà altrettanto quella futura. Ma il nostro colore qual è? Dillo tu, qual è sempre il nostro colore? Azzurro. Grazie mille. Grazie a te. Con lui la canzone classica napoletana trova, come accade con Roberto Murulo, di cui è l'erede spirituale, grande affermazione nel panorama della melodia napoletana di tutti i tempi. Vulcanico interprete della cultura canora partenopea, è sentimento e passione che esprime al meglio attraverso il canto. Napoletano verace, conosciuto ed apprezzato dal Giappone all'Argentina, dagli Emirati Arabi all'Olanda. Signore e signori, vi prego di fare un bel applauso a Mario Maglione. Ti arrivo avvisato. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, caro Lello, io ti ringrazio. Allora, se mi vedete un momento così, che si attenga, tre tagli per i miei addosso. No, quando sono arrivato prima degli altri, perché volevo un attimino vedere che cosa fare, non mi era mai successo. Ognuno viene vicino e dice: ciao Mario, come stai? Che è successo? Ma non stai pure? Ma che cosa fa? Ti telefonata? No, assolutamente. Vabbè, no. Vogliamo fare? Allora, che cosa ci canti, Mario? Che cosa ci offri questa sera? Allora devo dire sì, ce la faccio. Un brano, allora, signore e signori, un applauso a Mario Maglione. Un po' di me, però. Allora, siamo a maggio, facciamo una dolce e bella proprio di grande spessore. Ricordo di questa serata a Mario Maglione. Grazie, grazie, grazie. Foto di rito. Perfetto, siamo ok. Antonio Romano, allora presentiamo i Romance. Innanzitutto non li posso presentare se non ti dico un antefatto. Io sono il sesto Romance, sì. Cioè sono un Romance occulto, però loro sono cinque e mi accusano anche di un'altra cosa, di essere proprio pro Romance. È la verità, Radio Amore è una radio proprio da Romance. Io gli voglio un bene dell'anima a queste qua e mi auguro che suonino per tanti, tanti anni ancora. A me hanno accompagnato nei migliori momenti. Forse una cosa sbagliata l'hanno fatta, o buona, non lo so, cioè mi hanno fatto sposare con mia moglie. Ah, che cosa bella! Insomma, quanto bene gli vogliamo noi, a Antonio, a suo figlio, tutta la famiglia e tutta la famiglia di Radio Amore. Sì, che bel augurio però che ha fatto. Grazie, grazie Antonio. Questa è una serata davvero stupenda all'insegna della musica, ma soprattutto del Napoli. Del Napoli, forza Napoli. Io sono simpatizzante del Napoli perché, devo essere sincero, abito... Mi costringi a parlare, stai a Napoli, ti vogliamo un bene, però è giusto, lui vive a Firenze, è tifoso siamo della sportivi, Firenze. Siamo sportivi, io però da sportivo, Napoli, eh? Ecco, io da sportivo, ma anche per quella schifezza che è successa prima della partita, non l'ho sfottuto dopo, però lui sa che insomma non si poteva. Devo dire che questa festa, oltre all'insegna del Napoli, tutti questi tifosi, è all'insegna del... dell'amore, perché ci vogliamo tutti bene, perché proprio Radio Amore ci ha unito. Radio Amore è una radio che dona il cuore, diciamo. Ma certo, ma lo dice proprio. Io non so, Antonio per ideare questo ha chiamato Radio Amore perché si vede che dentro di lui c'è tanto amore. C'è tanto amore. Voglio svelare un'altra cosa che pochissimi sanno, sveliamo, che parliamo di calcio, no? Lui tifoso della Fede. Questo signore qua c'ha un'altra grande abilità, tifoso della Roma, perché lui è romano di Roma, però fa
Torino della Lazio, hai capito? No, allora... No, vabbè, io ho fatto Vola Laziola, però sì, posso dire una cosa ai tifosi napoletani, ma questo lo dico col cuore, e come me ce ne sono tanti altri di romani. Una volta eravamo gemellati questa cosa mi fa soffrire, che adesso che sono successe queste cose tra tifosi. Io non è per giustificarmi, ma non faccio parte, a me piace il calcio e piaceva molto quando adesso vi posso dire una cosa, che allora, io e Daniele, noi siamo molto amici di Carmine Migliore, che è un chitarrista, splendido, voi conoscete, splendido chitarrista napoletano, e ecco, per dire che in me è rimasta quell'amicizia che c'era una volta col Napoli, l'ho invitato quando c'è stato Roma-Napoli, lui è venuto, stavamo nel settore così distinti, perché insomma è venuto, è stato contento, ma tifava pure Napoli, però Comunque all'interno dei Romans ci sono altri che tifano Napoli, tipo Cesare, il nostro grande batterista, che facci vedere, Cesare. Saluto tutti, faccio vedere la mia tessera d'identità, che assolutamente è una piccolissima tessera del Club Calcio Napoli, del paesino dove abito, e quindi è una testimonianza di quanto sia importante essere napoletano fuori e dentro al cuore. Ecco. Poi c'è pure Mirko che ti fa... Esatto, la stagione, come ce l'aspettiamo la prossima stagione? Speriamo molto florida. Grazie mille, mandiamo un saluto. Ciao a tutti. Sfido chiunque abbia qualche anno più di me, chiaramente, a dire di non essersi innamorato, di non aver ballato sulle note delle canzoni del gruppo che vado a presentarvi. Signore e signori, i Romans! Vorrei giusto pochi minuti dedicati un attimo al calcio, signori, siamo qui per il calcio prima di ogni altra cosa, la musica è bella però c'è anche il calcio. Allora io vorrei chiamare qui vicino a me Paolo Del Genio, Gianluca Monti e Carlo Caporale, se per cortesia, anche Roberta Savarese, chiedo scusa, se potete accomodarvi un attimo, e Claudio Zelli, Gianluca Monti dove sta? Perfetto. Vi voglio premiare per essere stati con noi questa sera, una targa ricordo a tutti e quattro, Claudio la consegna, ecco, a Roberta Savarese, perfetto, la prossima la consegniamo a Paolo Del Genio, grazie Paolo di essere stato con noi, un'altra targa ricordo, la prossima per Carlo Caporale e l'ultima, sempre ultimo, dulcis in fondo, Gianluca Monti, pigliala dal gentil sesso che è meglio, lascia stare Claudio, non fa niente. Ed eccoli, Panama Group, Marcello. Eccoci qua. Ma Lorenzo? No, è impegnato, sì, con le altre interviste, con altri emittenti televisive. Buonasera a voi, benvenuti, ciao. Io benissimo. Complimenti. Grazie, troppo gentile. Assolutamente. Una canzone che possiamo abbinare a questa serata, come la vogliamo descrivere? Sì, un aggettivo? Già ce l'hanno chiesta e ovviamente dobbiamo accontentarli, è una piccola sorpresa. Praticamente è un omaggio a Massimo Ranieri, che stasera non c'è, va bene? Quindi e allora abbiamo detto Massimo Ranieri, quindi sì, siamo veramente... Esatto. Impegnativa la cosa, sì. Ma sicuramente ci riusciremo. Va bene. La musica nel cuore come il Napoli nel cuore, sempre il colore azzurro. Sempre, sempre. Quindi qual è la squadra che tifiamo? Napoli. Assolutamente. Assolutamente. La prossima stagione chi lo vincerà lo scudetto? Anche se ovviamente basta, noi. Basta, diciamolo. Basta, sì. Napoli. Grazie Buona mille. Serata, auguri. Grazie. Ciao, di nuovo. Stanno qui vicino a me, sono un duo e suonano in maniera egregia, lo constaterete adesso. Beh, io
lascio loro la parola, vi dico soltanto che si chiamano Panama Group. Grazie. Lorenzo, ma c'era, ci siamo portati la clac, guarda che bello, lo facciamo tutti quanti qua, forza, bravo, grazie. Buonasera, grazie, grazie. Vorrei una voce improvvisamente, ti accorgi che il silenzio ha il voto delle cose che hai perduto, e io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Questa meravigliosa serata, un grandissimo evento, Amore Azzurro, possiamo dire il calcio è uno sport che accomuna davvero tutti? Ma chiaro, il calcio dovrebbe accomunare tutti, poi da noi divide più che accomunare, però io ho avuto la fortuna di fare un'esperienza all'estero e la accomuna, da noi divide purtroppo. Quindi forse in Italia è un po' diverso, sì, dovrebbe cambiare. È un po' diverso proprio il concetto di calcio, di sport soprattutto, cioè da noi lo sport è solo vincere e perdere. All'estero lo sport è per tutto lo sport, è lo spirito diverso, cioè non vai per dare contro qualcheduno, vai per tifare te o comunque per giocare, poi dopo vinci o perdi, ci sta, quell'altro può essere più bravo di te. Amore Azzurro, una grandissima stagione e sicuramente la prossima non sarà da meno. No, io credo di no, oddio, bisogna sempre stare tranquilli e sereni, perché è chiaro che se no si fa l'errore che fanno molte società, abbiamo fatto bene, l'anno prossimo dobbiamo vincere, se non vinciamo finisce tutto. No, io credo che il Napoli abbia posto delle buonissime basi per rimanere a un grandissimo livello, poi vincere o meno è tutto da vedere, ma io credo che a livello europeo il Napoli sia la squadra meglio messa delle squadre italiane. Grazie mille. Ma qui c'è stasera qualcuno che lo scudetto a Napoli già l'ha vinto nel 1987 insieme al grande Diego Maradona. Moreo Ferrario, per cortesia un bel applauso per chi lo scudetto l'ha vinto, e chiamo insieme a lui anche Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, anche lui che avete già conosciuto l'anno scorso qui insieme a noi, insieme a loro viene il giornalista che è preposto a fare qualche domanda a loro. Un applauso ancora per Gianni e per Moreo. A quel punto si alza, come dovrebbero fare tutti, Diego Armando Maradona, che era 5 mesi, che era con noi 6 mesi, e in mezzo a tutti si è alzato e ha detto: Presidente, mi scusi, non deve cacciare l'allenatore, deve cacciare me per primo e i miei compagni subito dopo, perché è colpa nostra. Noi, guarda caso, quella partita 4-3 la vincemmo sotto un diluvio incredibile, da quella partita non ne perdemmo più fino alla fine del campionato, e da lì cominciò la costruzione del Napoli che poi ha vinto lo scudetto. Bene, allora io prima di salutare Moreno, vorrei a Moreno Ferrario omaggiarlo del nostro premio Amore Azzurro. Claudio, grazie. Tanti, eh. Beh, insomma, non ne ha vinti, questo non ha forse un valore, no. Però è un valore affettivo, è l'amore che Napoli ha verso chi è stato qui a Napoli, e abbiamo un ottimo ricordo di Moreno Ferrario. Ho detto, insomma, una persona che si fa 1000 chilometri per venire qui questa sera a stare con noi, merita soltanto un grosso applauso da tutti quanti voi. E premiamo anche Gianni Improta, una targa ricordo anche per Gianni, da parte nostra, grazie Gianni anche a te, tu oramai sei parte della famiglia. Senta l'Ardiaco! Gli uomini del mondo che si prendono per mano, è un mezzo giro tondo che ci porterà lontano, basterà una lingua sola, la platea e l'universo, una fila c'è la luna che ci affamma adesso. Ricordo di questa serata, premio Amore Azzurro anche a te 2014. Grazie a Stefano Artiago. Grazie, io voglio comunque mettermi di ringraziare.
ringraziare l'editore con sua moglie Teresa per quello che fanno per noi artisti, veramente della pulizia più totale, cosa che non succede più in tutta Italia, e io vi ringrazio veramente di cuore. Grazie, grazie Romano e grazie Teresa. Ciao a tutti, buon lavoro. L'anno scorso decidemmo di organizzare, quando abbiamo organizzato la nostra prima edizione di questo premio Amore Azzurro, decidemmo di premiarlo perché secondo noi rappresentava e rappresenta al 100% quello che è il nome di questo nostro programma Amore Azzurro. Lui secondo me aveva metà cuore azzurro e metà cuore rosso. Purtroppo non siamo riusciti nell'intento di consegnargli il premio perché improvvisamente ci ha lasciato, ma quest'anno io ho pensato, insieme ad Antonio Romano, il nostro direttore, insieme a tutti i collaboratori, abbiamo pensato comunque di voler consegnare questo premio. Lo volevamo fare l'anno scorso, però non credo che fosse il momento per poterlo fare, quindi quest'anno abbiamo deciso di farlo e c'è qui questa sera. Io vorrei che facesse un caloroso applauso alla signora Giuliano, alla signora Anna, però chiamerei qui vicino a me Raffaella Giuliano, che ritirerà il premio per il papà, a Carlo Giuliano. E allora, continuate un attimo l'applauso, perché Carlo Giuliano, oltre ad essere nei nostri cuori, è una persona che meritava veramente l'amore di tutti quanti noi. E allora, consegniamo il premio, eccolo qua, premio Amore Azzurro 2014 a Raffaella Giuliano, lo consegniamo a lei, chiaramente è intitolato a Carlo Giuliano. Grazie. Di nuovo grazie anche alla signora Anna. Mia cara Napoli, vestita di poesia, coi panni stesi al sole, quanta fantasia, quanto cuore hai, vecchio Pulcinella, dove sei? Che cosa sei? Grazie, 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 grazie. Vorrei però ringraziare un attimino chi ci ospita, e chiaramente vorrei fare un applauso a Luciano Annunziata, che è il titolare di questa splendida struttura Palazzo Rosenthal, e chiaramente l'applauso va esteso a tutto il suo staff. C'è un altro ringraziamento che voglio fare, voglio ringraziare i signori Guerini della concessionaria Automotor Skoda. Avete visto questa bella macchina qua fuori? Se qualcuno la vuole comprare, il signor Guerini ha pure i contatti, ve li firmate direttamente, tanto basta che lasciate tutti i soldi, pagamento in anticipo, non c'è problema. Io spero che il signor Guerini, tra l'altro questa è una slinguacciata che mi vado a fare, spero che il signor Guerini dall'anno 21, dalla prossima stagione calcistica, ci sia vicino come sponsor in questa trasmissione, considerando anche quello che poi a fine anno riusciamo a fare, a mettere insieme questa serata. Ancora voglio ringraziare e salutare l'ultimo arrivato nella famiglia di Radio Amore, Radio Amore Napoli, nella persona di Luigi De Simone, che è seduto in fondo, che è l'editore, coeditore di Radio Amore Napoli. E dulcis in fundo, il ringraziamento va anche a colei che è l'editrice, la titolare di Radio Amore, la signora Teresa D'Alessio, che è qui davanti a noi.